Incidente nella serata di giovedì 2 novembre intorno alle 18 in via Vassallo a Levone. Un furgone proveniente dal centro di Levone, che viaggiava in direzione Rocca Canavese, è uscito di strada, ha divelto un muretto di cemento e dopo aver colpito un palo telefonico, tranciandone i cavi, si è fermato alla tua carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nole, i carabinieri di Mati e il sindaco di Levone Massimiliano Gagnor. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il palo, il conducente ha riportato solo alcune contusioni e dopo le prime cure è stato trasportato dalla Croce Rossa in ospedale per accertamenti. Il sinistro è al vaglio dei carabinieri. Incidente nella serata di venerdì 3 novembre intorno alle 19 sulla strada che conduce dalla provinciale 460 al centro di Sperone. A scontrarsi un'Ape Piaggio Porter che proveniva dal centro del paese e un pullman Vimu diretto a Locana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Quarnier, la Croce Rossa di Pont Canavese, Castellamonte, i carabinieri e la polizia locale di Sperone. Feriti, ma non in pericolo di vita, l'uomo e la donna che si trovavano a bordo dell'Ape, i quali dopo le prime cure sono stati trasportati all'ospedale di Ivrea. Sul pullman, invece, oltre all'autista, c'erano alcuni ragazzi giovani che sono rimasti illesi. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Nel tardo pomeriggio del 26 ottobre scorso a Linì, i carabinieri del locale comando stazione hanno bloccato e posto in stato di fermo un 41enne, ritenuto colpevole di aver messo a segno due rapine ed esercizi commerciali nei giorni scorsi. In particolare, l'uomo, sempre camuffato con cappellino, cappuccio e mascherina chirurgica, armato di pistola, avrebbe messo a segno una prima rapina a una farmacia di Linì il 13 ottobre scorso, una seconda a danno del supermercato Carrefour Express di Chivasso, nonché una terza a danno del mercato di Brandizzo. Non andato a termine per chiusura del negozio. Nella farmacia ha tranquillizzato una cliente in fila prima di fare il colpo. I militari dell'arma di Leni, individuato il colpevole grazie a alcune testimonianze, pedinamenti e attività tecniche, hanno dovuto stringere i tempi dell'indagine e porlo in stato di fermo per il rischio di concreto di reiterazione del reato, nonché il pericolo di fuga, trattandosi di una persona straniera, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. Peraltro, nel corso della perquisizione nel domicilio temporaneo, è stata rinvenuta una valigia con lo stretto necessario che l'uomo aveva preparato per darsi alla fuga. L'uomo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria di Ivrea e accompagnato presso il carcere della stessa cittadina. Brutto incidente nella mattinata di sabato 11 novembre, poco prima delle 11, sulla strada provinciale 222 nel comune rivarolese, all'altezza della curva del Bogo. Due vetture, un Alfamito e una Ford EcoSport, si sono scontrate frontalmente. L'impatto, assai violento, ha fatto ribaltare l'utilitaria statunitense a bordo carreggiata. Intervenuti sul posto, l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte e di Rivarolo Canavese, i carabinieri di Castellamonte. La strada, dalla rotonda di Rivarolo allo svincolo con il santuario della Madonna di Ozegna, è stata chiusa al traffico per soccorrere gli infortunati e la messa in sicurezza delle vetture. Il bilancio è di 3 persone ferite, 2 uomini e una donna, non in modo grave, che verranno trasportati in ospedale per accertamenti. Incidente sabato 11 novembre, poco prima delle 12.30, al semaforo di Montalenghe che incrocia via Roma, a scontrarsi una Volkswagen Golf e una Ford Kuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Rivarolo e l'ambulanza del soccorso avanzato di Caluso e della Croce Rossa di Strambino. Ferite madre e figlia che erano sulla Golf, che dopo le prime cure sono state trasportate all'ospedale di Ivrea, illeso il conducente della Kuga. La macchina di qua.
Altro brutto incidente nella giornata di sabato 11 novembre all'incrocio con Via Fratelli Berra ad Ozegna, ad essere coinvolti due furgoni, uno dei quali si è ribaltato sul prato che costeggia la carreggiata, e una Volkswagen Golf con a bordo una coppia residente a Quarnier. La passeggera, che si trovava sulla vettura, è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata insieme all'uomo alle cure del 118 e poi trasportata in ospedale di Ivrea. Non sono in pericolo di vita, illesi i conducenti dei furgoni. Il traffico veicolare è stato temporaneamente bloccato per permettere ai soccorsi di operare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la Croce Bianca del Canavese, la Croce Rossa di Castellamonte, la Croce Rossa di San Giorgio e i carabinieri di Rivarolo per gli accertamenti del caso. Incidente nel pomeriggio di domenica 12 novembre intorno alle 17 in frazione Sant'Antonio di Castellamonte all'altezza del distributore Tamoil sulla provinciale 222. A essere coinvolte due vetture, una Lancia Y che è finita fuori strada nel fosso che costeggia la carreggiata e un Audi S5 che ha saltato l'aiuola e terminato la corsa nel piazzale del distributore. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la squadra dei vigili del fuoco volontari di Castellamonte, la Croce Rossa di Castellamonte, il soccorso avanzato di Caluso e i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea. A bordo della Lancia Y c'erano un ragazzo e una ragazza. Quest'ultima, ferita, è stata rimessa alle cure del 118, mentre il conducente dell'Audi si è allontanato e per ora non si hanno sue notizie. Incidente nella serata di martedì 14 ottobre, poco dopo le 17:30, sulla strada provinciale 222 a Castellamonte, a scontrarsi frontalmente una Smart e una Peugeot. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, la Croce Rossa di Castellamonte e il soccorso avanzato di Caluso. I bilanci di due donne ferite trasportate in ospedale di Ivrea, non in pericolo di vita. Il sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di operare. I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno concluso un'importante operazione contro furti a esercizi commerciali che ha portato all'arresto di un 27enne. L'arresto è avvenuto in ottemperanza a un'ordinanza emessa dal Tribunale di Ivrea come risultato di un'attenta indagine condotta dai militari dell'arma e coordinata dalla Procura di Ivrea. L'indagine, che ha portato all'arresto del presunto ladro, ha riguardato una serie di furti e tentati furti avvenuti tra maggio e settembre 2023. I reati in questione includono furti negli esercizi commerciali di Ivrea, Rivarolo Canavese, Valchiusa, Cascinetti di Ivrea e Burolo. L'ordinanza cautelare è stata emessa sulla base di prove raccolte attraverso analisi dei sistemi di videosorveglianza, testimonianze e riconoscimenti fotografici, che hanno fornito gravi indizi a carico dell'indagato.
L'incidente nella serata di sabato 18 novembre intorno alle 20 sulla strada provinciale 460 nel comune di Rivarolo, tra la rotonda che porta ai Mastri e l'incrocio reggentera Rivarossa. Una grande punto, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo ed uscita di strada, finendo nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Rossa di Rivarolo Canavese, il soccorso avanzato di Caluso, i vigili del fuoco di Rivarolo e i carabinieri del nucleo radiomobile di Venaria Reale. Dopo aver stabilizzato l'uomo, l'ambulanza ha trasportato il malcapitato all'ospedale di Cerié. Arrivo. Incidente nel pomeriggio di giovedì 23 novembre intorno alle 15 in strada per Castelnuovo Nigra, in frazione Figlia di Castellamonte. Una Jeep Cherokee con a bordo un uomo uscita di strada ed è finita nel fosso che costeggia la carreggiata, schiantandosi contro il ponticello in cemento di una stradina. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la Croce Rossa di Castellamonte, l'aereo di soccorso del 118 e i carabinieri di Castellamonte. Intervenuto anche l'elicottero dei vigili del fuoco Drago, ma è stato fatto rientrare in quanto il conducente era già stato estratto dall'abitacolo. L'uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato all'ospedale di Ivrea, ferito ma non in pericolo di vita. Il sinistro è il vaglio dei carabinieri. Una coppia è stata investita nella mattinata di venerdì 24 novembre, poco dopo le 11, in corso Torino, angolo via Piava, Rivarolo Canavese. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Rossa di Rivarolo Canavese, il soccorso avanzato di Caluso e la polizia locale. A investire la coppia, marito e moglie, è stata una Fiat Panda fermata poco più avanti dalla polizia locale. L'uomo e la donna sono rimasti feriti, ma fortunatamente coscienti. Dopo le prime cure sono stati trasportati all'ospedale di Ivrea. Non dovrebbero essere in pericolo di vita. Il tratto stradale è stato chiuso temporaneamente al traffico. È crollato nella serata di lunedì 27 novembre, intorno alle 19, in via Matteotti, sulla provinciale 16, all'angolo con via della Querce a San Maurizio Canavese, una parte di tetto di una palazzina in ristrutturazione che è collassata su se stessa, lasciando una parte ancora ancorata alla struttura pericolante. Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di San Maurizio Canavese, i vigili del fuoco di Torino Centrale, l'autoradio, l'autoscala, i SAF, i carabinieri di Cerié, la polizia municipale di San Maurizio, oltre al sindaco. I vigili del fuoco stanno effettuando i dovuti controlli e la messa in sicurezza dello stabile. Non sono stati registrati fortunatamente feriti. In un'operazione antidroga condotta dai carabinieri di Ivrea, un uomo di 45 anni è stato denunciato per detenzione di droga. L'azione è scaturita da un attento lavoro investigativo che ha portato i militari a effettuare una perquisizione in un cascinale in disuso situato in una zona boschiva di Pratiglione. La proprietà del cascinale è al momento oggetto di accertamento. L'uomo è stato scoperto nell'atto di coltivare una piantagione di marijuana all'interno dei locali adibiti a serra. La struttura era dotata di un articolato sistema di illuminazione con apposite lampade, ventilazione avanzata e
irrigazione tramite sistema idraulico. Il tutto risultava alimentato attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica. Durante la perquisizione sono state trovate infiorescenze di marijuana gessiccate, 153 piante di cannabis in stato vegetativo. Inoltre sono state confiscate varie attrezzature da giardinaggio e il cascinale è stato sottoposto a sequestro, mentre i danni sono ancora in corso di quantificazione. Droga è stata scoperta anche a Siglio. Nel corso di un regolare servizio di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Valchiusa hanno denunciato un 33enne. L'operazione è avvenuta il 23 novembre quando i militari l'hanno sottoposto a una perquisizione domiciliare. Durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati hashish, eroina, ketamina e marijuana. Inoltre è stato scoperto un bilancino di precisione e la somma di 210 euro. La presenza di diverse sostanze stupefacenti e degli strumenti per la pesatura fa supporre un'attività di spaccio. Incidente nella serata di giovedì 30 novembre a Ozegna, nei pressi del distributore di Scaro sulla provinciale 222. A essere coinvolte sono state ben 6 autovetture, una Fiat Punto, un Land Rover Sport, una Suzuki S-Cross, una Mercedes Classe A, una F500 Abarth 595 e una Ford EcoSport. Sul posto sono immediatamente intervenute 3 ambulanze della Croce Rossa, di cui 2 di Castellamonte, che hanno prestato soccorso agli occupanti delle auto, tutti illesi, mentre solo un conducente è stato trasportato all'ospedale di Ivrea per una ferita alla testa. Presente anche i vigili del fuoco di Livorno Canavese e di Ivrea, oltre ai carabinieri della compagnia di Ivrea, al cui vaglio è la dinamica dell'incidente.